Questo programma è offerto da... For Motorsport per questa rombante puntata dedicata naturalmente al mondo dei motori. Quest'oggi è venuto all'interno degli studi televisivi di Sport Italia un campione a tutto tondo. Veramente un jolly del motorsport nazionale ma non solo. Tra poco ve lo andrò a presentare. Ma prima eh, diamo un ben ritrovato a quella bellezza ultra racing da 1760 cavalli di Giorgia Crivello. Oggi sono un turbo. Buonasera, <ride> sei partita in quinta, Ricky? Eh Ho sì, visto... Comunque oggi qua a Sport Italia è proprio un bel salottino, io non sì. perderei tempo, andiamo a presentare i nostri ospiti perché come al solito si preannuncia una super puntata ragazzi. Bene, come ha anticipato anche la nostra super Giorgia Crivello, oggi abbiamo un ospite veramente d'eccezione. Lui, pensate ragazzi, ha saporato anche la Formula 1. E qui con noi, super Kevin Ceccon, Ciao Kevin! Buonasera Riccardo e buonasera a tutti i telespettatori di Sport Italia. Bene, oggi ti faremo tante domande, eh. ti metteremo con il faro proprio eh, in faccia per farti un interrogatorio dedicato naturalmente al mondo del motorsport. Sono Sei... qua apposta. Bene, bene. Allora di fianco a te c'è una persona che ti conosce veramente molto molto bene perché ti ha eh, seguito da, dai tuoi inizi. E qui con noi ormai ospite veramente fondamentale per le nostre trasmissioni Antonio Caruccio giornalista sportivo di Italia Racing e Autosprint. Antonio ben ritrovato. Ciao ciao Riccardo, ciao Giorgio ciao Kevin, ben ritrovati a tutti. Buonasera Antonio. Allora Kevin la tua storia eh, diciamo che parte dal molto, da molto lontano perché sin dai tempi del kart, Ricky dimmi se mi sbaglio, sei stato sempre insomma, uno dei piloti eh, più accreditati e di grande talento. Raccontaci un po' gli inizi, questi inizi. Sì ho iniziato molto presto come tutti quelli che vogliono Arrivare in alto, ho iniziato presto con i go-kart. Avevo 5 anni quando ho iniziato a fare i primi giri e poi piano piano ho iniziato a correre sempre di più a livello regionale, prima, poi a livello nazionale, fino a poi a fare le gare internazionali. Quindi è stata una lunga carriera, diciamo. Bene, bene. Ecco, eh, nel 2009 il passaggio alle monoposto, alle ruote scoperte, con la Formula 3. <ride> questo è stato un bel salto, sì, dal go-kart al Formula 3 diretto è stato forse il salto più, più difficile della mia carriera, perché, ripeto, passare da un mezzo piccolo come i go-kart, con pochi cavalli, a una Formula 3 direttamente, è stato abbastanza difficile. Però diciamo che il primo anno è stato un buon ambientamento, con qualche buon risultato, parecchi piazzamenti a punti, e poi invece il secondo anno è stato un po' meglio, con la prima vittoria, i primi podi, Bene. quindi... Marichi, diciamo che invece il vero salto del, di qualità arriva nel 2011, giusto? Eh, dove va a correre in auto GP con una vettura da 550 eh, cavalli, tra l'altro dove fino a anno hai anche vinto il titolo, Kevin. Sì, 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 questo è stato l'anno del boom, io lo chiamo, lo chiamo così perché ho vinto il campionato, ho vinto sia l'Under 21 che la Generale e sono proprio le immagini che scorrono e dietro, dietro di voi. Qua. E quindi è stato l'anno più, più importante della mia carriera, vincendo appunto il titolo, qualche gara, qualche podio. Quindi è stato un bel anno. Beh, sicuramente. Da qui, Kevin, un'escalation incredibile: perché nel giro di qualche settimana sei finito in Formula 1 a provare una toro rosso. Raccontacelo, perché anche tutti i nostri telespettatori vorranno sapere eh, questa fantastica esperienza che ti ha portato ai massimi livelli. Sì, appunto, prima ti ho detto che è stato un anno fantastico non solo per il titolo in AutoGP ma anche appunto per il test in Formula 1 che è stato diciamo l'apice della mia carriera forse i due giorni più belli della mia vita eh, Con Toro Rosso ricordiamo Sì, con Toro Rosso ad Abu Dhabi e quindi anche una pista molto bella, molto difficile è stata un'esperienza bella perché mi ha insegnato molto e comunque sia ho raggiunto eh, il sogno della mia vita che era arrivare in Formula 1, provare questi bolidi in una pista molto difficile come Abu Dhabi, in condizioni climatiche difficili perché c'era molto caldo, quindi è stato diciamo, il coronamento di un anno perfetto. E Kevin c'era proprio Antonio, il nostro Antonio che in quegli anni seguiva insomma eh, quei campionati appunto volevo chiedergli eh, che idea no? ti eri fatto di Kevin e come hai giudicato a quel tempo la sua questa sua scalata improvvisa e meravigliosa. No? Beh Giorgia è vero noi eravamo in pista seguendo la Formula 3 spagnola poi l'AutoGP, la GP2 ed eravamo anche ad Abu Dhabi nei test di Formula 1 e Kevin è stato una sorpresa in quegli anni perché non ci si aspettava questo ragazzino giovanissimo che arrivava dal mondo del kart e dalla Formula 3 in un contesto come l'AutoGP di allora. È un Campionato della gp che aveva visto Romain Grosjean vincere il titolo l'anno prima, quindi comunque Cecon nell'Albodoro ha seguito un pilota di Formula 1 come Romain Grosjean e siamo rimasti tutti impressionati. Ma quello che più ha sorpreso è stato un record di gioventù perché Cecon è diventato il secondo pilota italiano più giovane di tutti i tempi a guidare una Formula 1, in quel di Abu Dhabi, il primo un altro pilota tricolore è Caldarelli con Toyota. C'è stato anche un nostro amico qui degli, degli studi televisivi di Sport Italia, Riccardo Agostini, che ha provato la Ferrari giovanissimo, quindi è stata una stagione veramente interessante quella del 2011. Ecco. Gavin, abbiamo ancora delle domande, vero Giorgio? Ti vedo molto sì. incuriosita, vai. <ride> no, eh, Io eh, leggo tra l'altro che eh, le cose hanno fatto un pochino fatica ad ingranare negli anni dopo. Ricchi stagioni difficili, infatti, tra GP2 e GP3, dove nonostante il successo e le grandissime prestazioni, hai fatto un pochino fatica a trovare semplicemente una stabilità, una sorta di stabilità, giusto? Sì, questo è giusto. Però, siccome avevo appena fatto questo test in Formula 1, volevo continuare a rimanere nell'ambito del circus, quindi certo. ho fatto un po' di GP3, un po' di GP2 eh, a fasi alterne, quindi prima un po' una, poi un po' l'altra, anche se diciamo che la carriera di un pilota dovrebbe seguire delle tappe precise, quindi fare prima la GP3 e poi la GP2. Poi la Formula 1, io invece l'ho fatto sempre un po' a spezzoni, però diciamo che nonostante le difficoltà sali a salire e scendere da una macchina all'altra, non è andata malissimo. Ma cosa si prova a guidare una Formula 1? Questo secondo me vogliono sapere i nostri telespettatori. È sicuramente qualcosa di difficile da descrivere, perché nonostante, come hai detto bene tu, io arrivavo da dall'AutoGP GP che ha 550 cavalli, il salto è comunque grosso per via dell'aerodinamica, che è il doppio di quello che si può trovare in qualsiasi altra monoposto ovviamente i cavalli sono comunque un po' di più ma anche il fattore gomme rende la macchina molto performante quindi è un pacchetto che è impressionante a tutti i livelli bene bene ci hai dato una bella specifica di questa esperienza noi continueremo a parlare ancora a lungo con Kevin e Antonio parleremo ci saranno tra, tra l'altro eh, Giorgia tanti altri contenuti in questa trasmissione, si parlerà della 24 ore di Daytona, si parlerà eh, della Dakar e poi si parlerà anche di Formula 1, rimanete con noi. MECOMER, azienda leader nel settore dello sbaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. Signori, benvenuti a bordo, il viaggio può iniziare, mettetevi comodi. Nini Virta, velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta, la prima azienda in Italia a utilizzare camion comportata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica Nini Virta da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi www.ninivirta.it Monza Track Day ti offre la possibilità di scendere in pista da protagonista. Con la tua auto potrai girare sul tracciato del Gran Premio d'Italia della Formula 1 in tutta sicurezza, dando sfogo liberamente alla tua passione. E allora, vuoi testare le tue doti di driver? Vai sul sito monzatrackday.it e scopri il calendario Monza Track Day 2017-2018. Vieni a correre nel tempio della velocità di Monza, non farlo in strada. Siamo tornati nei nostri studi televisivi di Sport Italia per raccontarvi questa super puntata di Passion for Motorsport. Come ben avete visto, abbiamo Kevin Ceccon, uno dei driver più titolati e eh, blasonati del panorama nazionale e internazionale del motorsport. Eravamo arrivati a raccontarvi della sua esperienza con la Torre Rosso di Formula 1, ma eh, poi cosa c'è stato nel 2015, una chiamata dal Team Arden GP3, dico bene? Sì, finalmente un anno intero con la stessa squadra, quindi eh, non cambi di team e non cambi di categorie durante l'anno, come avevamo detto prima della pausa pubblicitaria. Questa chiamata è arrivata grazie a uno sponsor arabo che trovò eh, Stefano Zuek, il mio manager del tempo, che mi ha aiutato molto durante la mia carriera. E quindi finalmente un anno intero in una categoria dove potevo far bene, e infatti abbiamo lottato per, per il titolo fino quasi all'ultima gara. Antonio, caro Antonio. Buco 2016. Caruccio per gli amici. Buco 2016, un buco però non del tutto inutile perché, chiaramente, dopo le difficoltà di una stagione comunque bellissima in GP3, dove è riuscito a lottare per il titolo nonostante alla fine poi abbia chiuso solamente al settimo posto. Una stagione veramente molto, molto condensata. È arrivato il debutto nell'Endurance per Kevin nella European Le Mans Series alle Castellé, una gara di quattro ore unica però partecipazione agonistica della stagione e poi nel 2017 invece l'anno scorso un accordo con Audi Sport con il team ISR grazie anche al supporto di un importante manager italiano come Gianpaolo Matteucci che ha dato così la possibilità a Kevin di continuare dopo la GP3 in un contesto internazionale. Ecco, una stagione sotto le insegne dell'Audi che non è stata però, insomma, facilissima quella scorsa in cui ha preso parte Kevin al Blancpain GT Series, corretto. Sì, è corretto, hai detto molto bene. Diciamo che non è stata facile perché a differenza di tutti gli altri piloti io ho svolto solo lo sprint, il campionato sprint e non l'endurance e Quindi ho fatto solo 7 gare in tutto l'anno rispetto a magari le 20-25 gare che facevano gli altri piloti. Quindi questa è stata la problematica inerente all'anno scorso. Però non ho comunque sfigurato nei confronti di Stipler, che è un pilota Audi da 10 anni, e, e avendo 40 anni e 20 anni di esperienza in GT è comunque stato un buon risultato, penso. Antonio, tu hai seguito per tutta la stagione questa bellissima serie. Come valuti? Uh, l'annata di Kevin Chacon. Beh, l'annata di Kevin è stata sicuramente molto interessante. Tant'è vero che si è guadagnato, al di là della stagione sprint, anche due chiamate: la prima in occasione della gara di Monza con su una Mercedes-Simon GT3, e l'ultima sempre con ISR a Barcellona anche nell'Endurance. Quindi, comunque, una stagione che ha premiato il valore di Kevin. Una stagione non facile, perché chiaramente, trovandosi a fare solo cinque fine settimana da programma contro piloti che magari invece giravano tutte le settimane, non era facile. Il Blank Pain è stata una stagione di grandissimo livello. Ha vinto il titolo assoluto dei piloti la Lamborghini con Bortolotti e Deng. Accompagnati anche da Caldarelli nella stagione Endurance, sempre sulla Huracan GT3, e poi, dopo, con invece lo sprint, un titolo arrivato in rimonta dall'Audi che ha recuperato sulla Mercedes che aveva dominato invece i round inaugurali. Allora, Antonio, come eh, abbiamo visto in questo secondo blocco, dietro alle tue spalle stanno girando le immagini della 24 ore di Daytona, questa bellissima eh, kermesse veramente mondiale che abbraccia i piloti specialisti appunto nel, con le vetture GT. Vogliamo fare un po' un focus su, questa, su questo bellissimo evento? Sì, Riccardo, non solo vetture GT perché Daytona è l'unica 24 ore che racchiude vetture prototipi e GT di due classi, GTE e GTD, che sono relativamente le GT2 e le GT3. Eh, una gara record perché sono stati percorsi 808 giri, mai nella storia delle 24 ore di Daytona erano stati percorsi così tante tornate, infranto il record della fine degli anni 80. Eh, tra le classi, una doppietta Cadillac per quanto riguarda i prototipi, Cadillac che si appoggia di base a un telaio dall'Ara dunque tanta Italia in questo successo inquadrata invece la Ford che ha conquistato una doppietta nella GTE relative alle vetture GT2 di Le Mans con il team Ganassi che ha conquistato il duecentesimo successo nella storia quindi una prestazione molto importante questa la Cadillac invece vincitrice e vittoria invece per la Lamborghini Huracan in classe GT3 con Mirko Bortolotti, costruttore di Sant'Agata Poloniese che ha visto anche Andrea Caldarelli al terzo posto, il pescarese ha avuto un problema di potenza al motore mentre era in vetta alla corsa, questo ha favorito il recupero dell'Acura nella seconda parte di gara, ma una lotta nel finale tra il Pescarese e la Mercedes AMG GT3 che ha chiuso al quarto posto che ha entusiasmato il finale. Ecco, tra i partecipanti, tra l'altro, abbiamo visto uno dei piloti ovviamente più forti al mondo. Sto parlando di Fernando Alonso. Come è andata invece allo spagnolo? Tra l'altro, fidanzato con l'ex di Rossi se non mi sbaglio. <ride> fidanzato con l'ex di Rossi, se non sbagli. <ride> <il> gossip, <ride> sto gossip. Lo lasciamo a Giorgio, ovviamente molto più ferrata di me in argomento. Ma no, la gente interessa anche il gossip, ragazzi, soprattutto, lo sapete. Soprattutto il gossip. Fernando ha fatto una bellissima prestazione a livello velocistica, ma purtroppo un problema tecnico. Ha bloccato per ben 25 giri nella prima parte di gara la vettura del team United. In Insieme al compagno Lando Norris in seno al team McLaren, dunque, una trasferta molto sfortunata, quella dell'Asturiano. Ecco, faceva prima rimanere in spazio. Kevin, hai seguito la corsa? tu? La, sì, la sì, 24. sì, ho guardato qualche sezione live e poi mi sono visto anche gli highlights perché ecco. è una gara bellissima, secondo me. Ecco, cosa ne pensi di questa gara di Fernando? Beh, in generale Fernando è molto attratto dagli, dagli Stati Uniti, infatti anche l'anno scorso ha fatto la Indy 500. Sapevo che ci dicevi dalle ragazze di Rossi. Che <ride> quello non lo so. E, no, è molto attratto dagli Stati Uniti, e gli sono sempre piaciuti perché cerca ogni volta che può di, di correre là. È uno dei pochi piloti di Formula 1 che cerca di fare anche gare extra oltre, oltre al mondiale appunto. E, e secondo me è stato molto veloce, ma non avevo dubbi. Il fatto che lui abbia usato un prototipo eh, è per lui un vantaggio perché è molto più simile a una Formula 1 rispetto alle, alle vetture GT ed è andato molto forte. Peccato che si siano dovuti ritirare. Succede, le corse sono anche queste. Allora, il 2018, seppur siamo solo agli inizi, è entrato già nel vivo, perché dopo la 24 ore eh, di Daytona, ora vi parleremo della Parigi da Clark, che è stata vinta dal Matador, questo super Carlos Sainz che veramente eh, ha oltre 50 anni suonati. Ha suonato tutti, eh, Antonio? Sì, Carlos Sainz che è tornato alla vittoria proprio in Argentina dopo l'ultimo successo nel 2004 nel VRC, all'epoca correva con Citroen e si è imposto in questo nuovo percorso della Dakar che si svolge ormai da qualche anno in Sud America. Una doppietta per il costruttore francese che ha visto anche eh, chiudere al secondo posto il vero e proprio signore della Dakar, con il terzo posto invece nelle mani di Ginelle De Villiers. Una gara apertissima e interessante, come sempre. Beh, bene, bene, bene. Quando Sto uno tra... un bomber, un bomber anche a 50 anni. Ma Ricky. sicuro, tra l'altro io <ride> ho anche una storiale da raccontare, però magari lo farò la prossima volta. Però sono salito sull'elicottero con lui. Eh, è un bomber anche su, sull'elicottero, Carlo Sainz. Vabbè, capito. Altre, altre storie. Andiamo in pubblicità. A Tra poco pubblicità. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate Il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni, www.iltosognimpista.it. Buongiorno, come va? La vedo strano, posso esserle utile? Buongiorno, che dire, sto impazzendo, non so proprio più come fare. L'aumento del costo del lavoro, trovare nuovi collaboratori validi è sempre più difficile. Come possiamo fare? Ho sentito parlare di Xelion, un'importante realtà italiana che può fare il caso nostro. Per la gestione del personale hanno interessanti proposte, offrono la dote lavoro. Benissimo, vi contatto subito, personalmente. Buongiorno, parlo con Xelion. Se anche tu hai un'azienda e vuoi un supporto per quanto riguarda i dipendenti... Contatta Xelion e potrai fluire direttamente dei contributi a fondo perduto per l'abbattimento del costo del lavoro. Cosa aspetti? Vai sul sito xelion.it oppure contattaci al numero verde 800 12 97 97. Finalmente abbiamo risolto tutti i problemi grazie a Xelion. Abbiamo trovato la stabilità per continuare serenamente a lavorare. Xelion, la soluzione ideale che molte aziende italiane stavano cercando. Eccoci di nuovo dagli studi televisivi di Sport Italia con una puntata veramente sensazionale. Con noi Kevin Ceccon, quest'oggi, e eh, il super Antonio Caruccio, giornalista sportivo di Italia Racing e Autosprint. Sono ancora tanti i temi di cui tratteremo quest'oggi, vero Marichi, Sì, volevo fare una domanda a Kevin. Come ti trovi insomma, ad essere all'interno degli studi televisivi di Sport Italia al posto che essere semplicemente in macchina? Probabilmente non mi trovo... Mi trovo a mio agio, non a mio non agio come, come ti trovi te, probabilmente, <ride> <ride> diciamo che mi trovo più a mio agio in macchina, però... Dai, ognuno al suo, dai, giusto così. Allora, Kevin, so che eh, in questi anni di motorsport ad altissimi livelli eh, hai creato anche delle amicizie molto importanti. Tra cui con Robert Kubica che stanno girando le immagini qua all'interno dei nostri studi televisivi proprio in questo momento e poi scopriremo anche il perché e con il buon Super Nico Rosberg. Tra l'altro abbiamo una foto pubblicata da te su Instagram eh, quest'estate che vi ritrae a bere del moito se non sbaglio. <ride> che rapporto avete? Sì, eh, quella foto lì è una foto di una cena che abbiamo fatto in Versiglia dove eh, ho conosciuto Robert, l'ho conosciuto grazie al mondo dei go-kart perché ah. l'ultimo anno quando ho corso in go-kart ho corso con eh, la sua squadra di go-kart e quindi lì ci siamo conosciuti e poi abbiamo coltivato questa amicizia perché abbiamo la stessa passione per la bici, oltre che per le corse, quindi siamo diventati amici e quella lì era una cena in amicizia. Goliardica, diciamo. goliardica. Sì. Mentre adesso parliamo di Kubiza, no, Giorgia domanda Ma infatti, tra l'altro, cosa eh, ne pensi insomma del suo rientro nel circus della Formula 1? Beh, sicuramente è una cosa che si è meritato, e secondo me è una cosa che ha voluto fortemente. E che secondo me che dimostrerà che vale ancora. ne vale la pena per la Formula 1 di aver lui e per lui vale la pena lottare per tornare in Formula 1 in pianta stabile e non come terzo pilota. Antonio ci sarà un suo rientro ufficiale quest'anno. Beh, il rientro ufficiale eh, come diceva appunto anche Kevin come terzo pilota della Williams quindi pronto a sostituire Sirotkin o Stroll nel momento in cui qualcosa non dovesse funzionare ma Robert sarà presente all'interno del box per seguire proprio eh, lo sviluppo e la crescita di questi piloti, la Williams non si è voluta far scappare l'esperienza di un talento come Robert e affiancherà eh, il polacco a questi due giovani, quindi l'esperienza di Robert tornerà sicuramente in Formula 1 con anche Pirelli che ha deciso di avvalersi del suo supporto. Bene Ecco Kevin, tu che la Formula 1 l'hai vissuta e l'hai provata, cosa ti aspetti da questo 2018? Ci sarà ancora uno strapotere Mercedes o ci saranno magari i rossi italiani che potranno dire la, la loro? Strapotere secondo me non ci sarà da nessun lato, né dal punto di vista di Mercedes né dal punto di vista di Ferrari. Secondo me sarà una bella lotta tra queste due scuderie. Se la giocheranno al punto, come, potrebbe, come potremmo dire della box, se la giocheranno veramente ai punti. E ci può essere l'incognita probabilmente Red Bull, che sarà quella che potrà fare da ago dalla bilancia tra una squadra e l'altra. Poi, secondo me, quest'anno ci possono essere delle sorprese. Un po' la Sauber Alfa Romeo, quindi con eh, il subentro di Alfa Romeo ad aiutare Sauber può essere che renderà una squadra un po' più competitiva, quindi potremo avere un'altra squadra che lotterà per i punti. Poi la Williams che si avverrà del, dell'aiuto di Robert e quindi può aiutarli a essere una certezza anche se hanno due piloti giovani. Secondo me ci sono tante squadre in crescita quest'anno. Ci potrebbe essere anche la Toro Rosso se chiamasse Kevin Chacon. <ride> <ride> magari. Antonio, cosa ti aspetti tu invece? Beh, sicuramente però, non il ritorno di Ceccon in Toro Rosso, anche perché ormai il costruttore di Faenza ha abbracciato un'altra strada, perché si è legata indissolubilmente a Honda, un uh, percorso molto importante, quello del costruttore giapponese, perché dopo gli anni difficili con McLaren c'è stato uno switch di power unit con appunto il Toro Rosso passato al costruttore giapponese e McLaren invece a Renault. Uh, è comunque, come sempre, prestissimo per parlare, ancora a scatola chiusa, non abbiamo visto se non qualche render delle monoposto che andranno in piedi il 25 di febbraio per poi andare in Australia il 26 marzo per la prima gara. Kevin, quali sono i tuoi piani 2018? Adesso lo vogliamo sapere. Toro Rosso abbiamo detto che l'abbiamo un po' scartata per il momento. Fortunatamente. Cosa, cosa ci sarà invece per Kevin Checon? Vestirai ancora eh, i colori Audi oppure c'è qualcosa di, di diverso? Con buone probabilità posso dire che non correrò con Audi quest'anno, nonostante io fossi contento e mi trovassi bene con loro e loro fossero abbastanza contenti di me, non hanno inserito nessuno, eh, nessun pilota nuovo nei loro programmi. Anche perché eh, visto le crisi eh, che ci sono state in questi periodi e eh, il dieselgate, che comunque ha fatto risentire i programmi sportivi, non sono andati ad aumentare il loro parterre di piloti. Quindi, questa è una certezza. Diciamo che sto guardando. A tutte le possibilità ne sono nate parecchie nuove in questi giorni. Quindi, come ha detto Antonio per il pronostico del 2018, si vedrà solo vivendo. <ride> che cavolo... avinciacon.com per sapere tutte le news del driver Bergamasco Antonio! Ah, come... eh, questa è una domanda importante che secondo me tutti eh, i piloti da casa vorranno eh, sapere. Ma come mai è così difficile trovare dei programmi stabili? Seppur un pilota conseguisse dei bellissimi risultati, sei, sei dispettoso. No, sono, sono realista. No, è vero. Eh, Kevin in realtà ha dato un esame molto particolare della situazione e molto corretta. Eh, Audi non ha preso nessun nuovo pilota perché c'è una crisi di mercato molto importante al di fuori del motorsport ed è chiaro che problematiche come il Dieselgate o lo scandalo recente delle inalazioni ha portato a dei tagli importanti dal punto di vista del budget. Questo chiaramente è accaduto, va a ricadere anche sui programmi ufficiali. Non dimentichiamoci che Porsche e Audi si sono ritirati nel giro di 12 mesi dal mondiale endurance e anche un pilota che ha dimostrato come Kevin di essere sullo stesso livello di un Frank Stiepler che sono 20 anni che corre con Audi eh, è stato lasciato in stand by in qualche maniera Kevin c'è qualche campionato in particolare alla quale ti piacerebbe partecipare? Magari... A parte la Formula 1 <ride> A quella non vale come risposta <ride> No può valere No adesso c'è la nascita del World TCR che è, il mondiale, è subentrato al Mondiale Turismo in questo nuovo format che è molto accattivante Ascolta, facendo un salto indietro, eh, tu rifaresti tutti i campionati che hai fatto nella tua carriera? La mia carriera è stata strana e diversa da quella degli altri, quindi sì, rifarei tutto. Rifarei tutto. Probabilmente iniziare così presto in Formula 3 e fare categorie così difficili come la GP2, l'AutoGP e anche il test in Formula 1 così giovane, da una parte è un vantaggio, magari da un'altra un parte è uno svantaggio, però rifarei tutto. Ma secondo te la GP3 e la GP2 sono davvero i trampolini di lancio per la Formula 1 o magari come insegna l'olandese di casa Red Bull una Formula 3 internazionale è più accreditata? Eh, secondo me la carriera di, di Verstappen non andrebbe analizzata eh, come carriera propedeutica soprattutto per eh, i piloti normali perché lui comunque è olandese e se mancava un pilota olandese in Formula 1 e soprattutto suo papà era Josh Verstappen, un ex pilota di Formula certo. 1, quindi lui ha avuto un insieme di cose che eh, sono diverse dalle carriere degli altri. Secondo me la GP3 e la GP2 possono essere un giusto trampolino, soprattutto se si andrà nella direzione come le moto, che c'è Moto3, Moto2, MotoGP. Certo. Se loro riusciranno a fare GP3, GP2 e Formula 1... Allora può avere ancora più senso ed è ancora più, sarebbe ancora più facile per i piloti arrivare in Formula 1. Antonio la pensi come Kevin? Sì. Sì, sì, adesso aspetta. Non sei, aspetta. Non sei molto <ride> convinto. No, no stavo, stavo, stavo realizzando bello il, il paragone, il parallelismo tra le due e le quattro ruote, sì. Eh, Bruno Michel e la FIA, che comunque insieme a Liberty è rientrata nel pacchetto azionario di Formula 2, non più GP2, dovrà cercare di creare una filiera eh, per i piloti. Sin è stato così. L'ultimo aggiunto, proprio si che arriva dalla Formula 2. Dunque, vediamo come si proseguirà nel futuro con l'unione tra, tra Formula 3 e GP3. Allora, sì, io... sono ancora abituato a. Chiare... Chiamarla GP2 perché quando ho corso io si chiamava così, però è più giusto chiamarla Formula 2 perché adesso si chiama così e perché è più individualizzabile per le persone non certo. appartenenti a questo mondo. È vero. Allora, Giorgia Crivello, ti fa il buon Ricciardo? Io sono innamorata di Ricciardo. Innamorata ragazzi. di Ricciardo, che eh, quest'anno andrà bene? Andrà male? Lo scopriremo nuovamente esatto. sopravvivendo anche questo. Non si, no, non si espone oggi, Antonio Caruccio. Bene, siamo, siamo arrivati in chiusura. Cioè. Io qua qua bella rilassata ad ascoltare. Eh no, è bello. Oggi sì. sembrava oggi. Di, essere stato, di, di essere stati un po' al bar, però con delle chiacchiere veramente molto Ma deve significative. Deve essere così: per i nostri telespettatori a casa, deve essere come essere al bar tra amici. Esatto. Giusto? Con la esatto. braga cubica Esatto. <ride> Avere morito. Avere, Avere morito a Viareggio, poi se ne andate cappannina. Va bene, Antonio Caruccio. è stato veramente un piacere quest anche quest'oggi averti con noi. Piacere mio. Kevin. Complimenti davvero, quest'anno ti rivogliamo vedere Tuvo con caluto. la tuta e il casco eh, perché veramente un pilota come te non può stare parcheggiato nei box. Grazie per avermi invitato e se tornerò a correre tornerò a raccontarvi come va. Assolutamente, kevincheckon.com per sapere tutte le news del driver di Clusone, classe 1993, quindi tutte le informazioni le potete trovare sul sito giorsacrivello.com per i suoi numeri di telefono. Esatto. Ciao eh, ragazzi. It, It. <ride> per eh, beniente, le, le sue beniente. misure, le sue misure. Bene, Ciao ragazzi. ragazzi, è tutto a settimana prossima. Questo programma è stato offerto da